Nuovi Vista Red in arrivo a Rimini, sarà vita dura per gli indisciplinati del volante. Quello che per tanti è un vizio, se volete una disattenzione pericolosissima, potrebbe presto tramutarsi in una multa salata a partire da mercoledì notte. Del resto, le infrazioni agli incroci semaforici a Rimini sono ancora una piaga pesantissima. A metà dicembre, secondo i dati di Palazzo Garampi, erano circa 8.300 le infrazioni registrate dai 5 sistemi nel corso del 2019, in particolare da quello posizionato sulla strada consolare San Marino in funzione dallo scorso agosto, che in soli 5 mesi ha fatto contare circa 2.600 violazioni. I nuovi Vista Red entreranno in funzione nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, allo scoccare della mezzanotte. Si tratta degli impianti di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche installati all'incrocio tra viale Regina Margherita e via Catania, Riva Azzurra e all'intersezione tra le vie Chiabrera, Satta, Giangi nella zona dell'ospedale di Rimini. Esaurita il 20 dicembre scorso la fase di collaudo, i due nuovi impianti sono quindi pronti ad entrare pienamente in funzione. Le 4 telecamere, 2 per ogni intersezione, monitoreranno i passaggi dei veicoli sulle 2 corsie di marcia, registrando le infrazioni commesse da chi transita in entrambe le direzioni. Con l'entrata in funzione dei 2 nuovi impianti salgono a 7 gli incroci cittadini critici controllati grazie al sistema di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche. Si tratta di viale Principe Amedeo, via Matteucci e via Perseo, via Caduti di Marzabotto, via Di Mezzo, via Iano Planco, via Siracusa, via Tommaseo, via Beltramini, Sacramora Morri, statale 72 e via della Gazzella.